Buongiorno a tutti. Oggi parliamo con Milena Piscozzo, che è la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Riccardo Massa di Milano. Nella sua scuola da diversi anni si lavora sia nella scuola primaria, ma anche nella secondaria di primo grado con il metodo Montessori. Nella sua scuola ci sono già 10 classi di primaria a ordinamento Montessori, quindi vuol dire che hanno un loro organico specifico, ma adesso loro stanno lavorando per poter realizzare la stessa cosa anche nella scuola media, nella secondaria di primo grado. Anzi, di recente c'è stato anche un decreto ministeriale che ha autorizzato proprio la realizzazione, l'istituzione di una rete a livello nazionale, di cui in sostanza fanno parte all'incirca 25 scuole che a vario titolo partecipano a questa sperimentazione. È un risultato molto importante, dice la preside, perché con questo noi facciamo un'operazione di grande interesse culturale e pedagogico. Ecco, ce lo vuoi spiegare perché questa è un'operazione importante sotto il profilo pedagogico? Sicuramente, buongiorno a tutti intanto e ringrazio Reginaldo per l'invito. Sicuramente Maria Montessori, i principi di Maria Montessori sono diffusi in tutte le scuole ormai, alcuni aspetti, diciamo, rispetto a quale modalità, quale diciamo, impostazione metodologico-didattica dare alle nostre classi, Maria Montessori aveva già, no, ce l'aveva già indirizzato. Avere delle sezioni Montessori vuol dire, diciamo, strutturare un processo, il processo di insegnamento-apprendimento, basandoci proprio su quello che Maria Montessori diceva per quanto riguarda la media rispetto all'adolescente. Specifico questa cosa, Maria Montessori ha strutturato e sperimentato il metodo fino alla scuola primaria, alla scuola elementare. Non ha fatto in tempo a, diciamo, sperimentare il metodo alla scuola secondaria, ma ha lasciato tantissime indicazioni in conferenze, libri, scritti e proprio basandoci sugli scritti di Maria Montessori, ma anche su quello che sta accadendo a livello internazionale, perché a livello internazionale in Europa e diciamo nei paesi extraeuropei il metodo Montessori è diffuso fino a 18 anni, basandoci proprio su quello che sta accadendo in Europa, appunto negli altri paesi e sugli scritti di Maria Montessori abbiamo strutturato quello che è la scuola secondaria di primo grado indirizzo Montessori. Ecco, ma Maria Montessori, appunto, come hai giustamente osservato, si era occupata prevalentemente di bambini più piccoli, addirittura di infanzia, poi anche di bambini di scuola primaria. Aveva messo in piedi un progetto, un metodo, anzi, che si basava su una serie di principi, di caratteristiche, di materiali anche, soprattutto. Che cosa può esserci di utile del metodo Montessori per ragazzi di scuola secondaria di primo grado? Allora, Maria Montessori ha diciamo, esplicitato alcuni aspetti rispetto all'adolescente. Intanto ha evidenziato come il cervello dell'adolescente è in fase di co-costruzione e quindi tutti gli aspetti esperienziali sono fondamentali proprio per co-costruire il cervello. Come sappiamo, Maria Montessori, diciamo, disegna, diciamo, lo sviluppo dell'essere umano in quattro piani di sviluppo, no? Il primo, il secondo, il terzo e il quarto. Il terzo piano di sviluppo, che va dagli 11 ai 18 anni, lo paragona al primo piano di sviluppo, 0-6 anni, come per dire che è un momento esponenziale rispetto all'apprendimento di quel momento lì storico di vita dell'essere umano. Questo è il primo aspetto che abbiamo approfondito. L'altro aspetto che abbiamo approfondito è che Maria Montessori parlava dell'adolescente come neonato sociale. Vuol dire che, tutti lo sappiamo, nel momento in cui entra in preadolescenza, adolescenza, diciamo che l'adulto perde un po' il riferimento, diventa importantissimo il gruppo dei pari. Cosa vuol dire questo? Che è fondamentale un lavoro cooperativo, un apprendimento cooperativo e proprio su questo aspetto si basa il metodo Montessori nella scuola media. Diciamo, dare fiducia e autonomia allo studente rendendolo protagonista del proprio percorso di crescita e diciamo, del proprio apprendimento, soprattutto lavorando insieme agli altri.
altri. L'adulto fa un passo indietro, infatti non c'è la cattedra come nella primaria, e il lavoro viene sviluppato, l'apprendimento si sviluppa appunto attraverso i pari. Tutti noi, anche chi non è esperto di metodo Montessori, ma chi ha leggiucchiato qualcosa di Montessori, sa che il metodo Montessori si caratterizza anche per i cosiddetti materiali strutturati. Ecco, ma di che materiali strutturati si parla nella scuola media? Perché sulla scuola dell'infanzia ce lo immaginiamo, sulla scuola primaria anche, ma nella scuola media quali sono questi materiali strutturati? Allora, nella scuola media si utilizzano alcuni materiali della primaria, ma in realtà il materiale diventano le discipline, che vengono smontate e rimontate perché si lavora molto a livello interdisciplinare, quindi si parte da un nucleo tematico e da lì, diciamo, tutte le discipline e i contenuti vengono smontati e rimontati, quindi diciamo che, essendo arrivato ormai il pensiero astratto, diventa materiale proprio le discipline. Alcuni materiali vengono costruiti dagli insegnanti, altri dagli stessi studenti. Ecco, questo è interessante, materiali costruiti dagli studenti. Ci puoi fare un esempio? Ad esempio, uno dei materiali che hanno costruito i ragazzi è proprio la linea del tempo, no? La linea del tempo che, a differenza, diciamo, della scuola primaria, vede l'incastro delle diverse discipline, quindi tutti gli aspetti artistici, storici, geografici, quindi c'è, diciamo, questo lavoro interdisciplinare lo si vede costruito, l'hanno costruito proprio i ragazzi, questa linea del tempo che costruiscono di volta in volta, appunto, dalla prima classe alla terza classe della scuola secondaria di primo grado. Certo, senti, io mi sono letto un po' i materiali del vostro progetto, alcune cose che tu hai scritto e ho letto una cosa che mi sembra molto interessante, che vale la pena, a mio parere, di mettere in evidenza. Voi insistete molto sul fatto che questa sperimentazione che state facendo nella scuola media, nella secondaria di primo grado, può servire, può contribuire in maniera molto incisiva anche nella costruzione della continuità didattica ed educativa dall'infanzia fino alla secondaria di primo grado. Questo è un obiettivo del vostro progetto, del vostro lavoro? Sì, la media Montessori nasce in realtà proprio per verticalizzare il curriculum della scuola primaria, perché è chiaro che quando si inizia la scuola primaria e si completa, diciamo, al quinto anno, gli studenti, i bambini e le bambine della classe quinta erano comunque obbligati a, diciamo, a seguire, no, altri percorsi non di metodo. Quindi avendo, diciamo, la necessità di costruire un curriculum verticale, abbiamo appunto strutturato la scuola secondaria di primo grado. La continuità in questo caso è data proprio dai principi montessoriani. Gli insegnanti di scuola primaria, gli insegnanti di scuola secondaria di primo grado, diciamo, si raccordano non soltanto rispetto a quelli che sono appunto i principi montessoriani, ma anche a quei materiali che possono poi essere utilizzati nella scuola secondaria di primo grado, al senso e al concetto di autonomia, all'idea appunto di responsabilizzare lo studente. Quindi ci sono, diciamo, alcuni aspetti che continuano dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado. E devo dire che, appunto, avendo come base il metodo, la continuità in questo caso funziona molto bene. Senti, in un tuo lavoro io ho letto questa affermazione: nei due ordini di scuola, cioè primaria e secondaria di primo grado, è nell'ambiente che sono garantite democrazia e libertà. Ecco, che cosa intendi con democrazia e libertà, con precisione? Allora, intanto nell'ambiente montessoriano è strutturato intenzionalmente proprio perché l'ambiente è un educatore, ma la questione della libertà e della partecipazione, della democrazia che avevo scritto all'interno di quell'articolo, mi riferisco al fatto che proprio all'interno dei gruppi si sviluppa il rispetto dell'altro. Non c'è l'insegnante che dà la parola, ma sono i bambini e i ragazzi stessi che
parlano, ma se sta parlando l'altro, si rispetta il turno in automatico, senza che siano etero diretti dall'adulto. Questo inizia già nella scuola primaria e via via si consolida nella scuola secondaria di primo grado. Quindi ecco perché democrazia e libertà, la libertà di esprimersi, di parlare, ma nel rispetto sempre dell'altro. Generalmente siamo noi adulti a indirizzare i bambini, no? E a dare la parola, e quindi in questo caso invece si avvia un percorso di responsabilizzazione e di rispetto appunto dell'altro. Tutto questo è molto interessante, ma ovviamente per fare in modo che davvero tutto questo funzioni c'è anche bisogno che la scuola sia concepita da un punto di vista, diciamo, anche architettonico, anche dal punto di vista degli spazi, in un certo modo. Cioè c'è bisogno anche di una scuola organizzata in un certo modo e anche soprattutto arredata in un certo modo. Questo problema voi ve lo siete posti, lo avete in qualche modo affrontato e risolto? Sì, certo, l'abbiamo affrontato. L'ambiente appunto per il metodo Montessori è fondamentale. È chiaro che in questo caso siamo supportati anche dagli enti locali che ci aiutano per quanto riguarda gli arredi. Per quanto riguarda, diciamo, l'organizzazione, gli spazi utilizzati dagli studenti Montessori, soprattutto in secondaria di primo grado, ma anche nella scuola primaria, non sono soltanto l'aula, ma sono i corridoi, gli atri, ma anche l'esterno della scuola, perché, diciamo, per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, il nostro modello è il compromesso urbano, che prevede anche uno sviluppo, ha previsto anche uno sviluppo di quella che è la pedagogia del luogo, quindi tutto il territorio diventa ambiente di apprendimento. Quindi questo richiede sicuramente una strutturazione e un'organizzazione anche oraria dei docenti, che permettono veramente di sconfinare, quindi di uscire fuori dall'aula per poter fare, diciamo, gli apprendimenti, quindi, diciamo, il processo di insegnamento e apprendimento all'interno del territorio. Senti, voi state concludendo il secondo anno di sperimentazione, che, come abbiamo detto, è finalizzata questa sperimentazione a capire in che modo si può trasformare in ordinamentale appunto la pratica, il progetto Montessori nelle scuole secondarie di primo grado. Come sono andati quindi questi primi due anni di sperimentazione e che cosa avete intenzione di fare l'anno prossimo, il 23-24, che è l'anno in cui si concluderà questo triennio? Allora, la sperimentazione, questa sperimentazione nazionale nasce e si sviluppa a seguito di una sperimentazione locale del Milanese, che ha dato, diciamo, ottimi risultati. Ecco perché poi abbiamo costituito una rete nazionale e abbiamo poi ottenuto il decreto ministeriale 237 per sperimentare a livello nazionale. Siamo al secondo anno, i risultati sono molto buoni nei vari territori in cui si sta sperimentando e diciamo l'auspicio è chiudere, concludere il terzo anno dimostrando appunto che la validità del metodo Montessori per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado è arrivare a ordinamento. Questo perché all'interno di un primo ciclo di istruzione non può esserci una primaria Montessori ordinamento e una secondaria di primo grado non ad ordinamento, o entrambe o nessuna delle due, dico sempre. E poi perché effettivamente i risultati dal punto di vista degli apprendimenti, dal punto di vista dell'inclusione scolastica, dal punto di vista delle iscrizioni, dell'interesse da parte delle famiglie è altissimo. Quindi un altro modo di fare scuola c'è e quindi, come dire, noi auspichiamo e speriamo che ci sia questo passaggio all'ordinamento, perché l'altra possibilità potrebbe essere una proroga della sperimentazione. Ma è chiaro che nel momento in cui, come dire, ci sono delle proroghe, un po', insomma, la nostra, come dire, preoccupazione che poi, no, si perda quell'entusiasmo, e poi comunque dico sempre, le sperimentazioni camminano sulle gambe delle persone e magari queste persone, come dire, si muovono e fanno altro, il rischio è che poi non si strutturi realmente la media Montessori, che poi altre scuole possono aprire, insomma, ci preoccupa un po', quindi speriamo che si possa arrivare a ordinamento. Senti, tu ormai stai diventando di fatto una vera e propria esperta di metodo Montessori, visto che sono molti anni che te ne occupi e sono molti anni che nella tua scuola ci sono corsi Montessori. Ma quindi ormai hai visto e hai anche toccato con mano cosa succede nelle classi. Ecco, secondo te l'elemento che forse più di altri
caratterizza il metodo Montessori e soprattutto che più di altri, come dire, evidenzia la necessità di attivare una pratica di questo genere, qual è? Ho notato che questo metodo funziona molto bene per quanto riguarda l'inclusione scolastica. Perché? È perché gli studenti fanno insieme. Cioè l'inclusione non avviene nei momenti destrutturati dell'attività. Uno pensa, no, vabbè, stanno insieme durante l'intervallo, durante la mensa. L'inclusione c'è nel momento in cui si fa qualcosa insieme. E siccome il lavoro del Montessori è cooperativo, il fatto di vedere nell'altro i punti di forza e di diciamo, permette di costruire insieme all'altro determinate, appunto, determinate cose, questo permette realmente l'inclusione. Nelle classi Montessori si respira il rispetto dell'altro e soprattutto l'inclusione che è straordinaria da questo punto di vista. Ritornando alla questione del protagonismo dei bambini, degli alunni, dei ragazzi, diciamo che da questo punto di vista l'obiettivo è anche un po', se vogliamo, passami questo termine, politico, sociale, perché prevede la formazione di bambini già consapevoli e protagonisti della loro vita sociale, ovviamente nell'ambito di quello che loro vivono, insomma. Quindi è una ottima palestra di democrazia, di partecipazione che dovrebbe, almeno in teoria, consentire di sfornare, passami questo termine, ragazzi pronti ad entrare in una società democratica e pluralista. È così? È proprio così il lavoro libero previsto nella metodologia montessoriana, sia in primaria ma soprattutto nella sua secondaria di primo grado, vede veramente il ragazzo capace di orientarsi in varie proposte, capace di costruire, arrivare a un determinato obiettivo e quindi renderlo responsabile sin da piccolo. Sin da piccolo. Loro si occupano anche della cura dell'ambiente, loro si occupano di pulire l'ambiente, si occupano di servire i compagni nel momento in cui c'è diciamo il pranzo, si occupano di sistemare, si occupano dell'orto, quindi loro sono realmente responsabili, rispettosi dell'altro, dell'ambiente. Questo permette di avere poi, diciamo, dei cittadini consapevoli e partecipi rispetto al bene comune e rispetto, diciamo, a quello che è il benessere sociale. Quindi è sbagliato quello che ho detto poco fa, quando ho detto in questo modo la scuola può sfornare alunni più consapevoli. In realtà non è così. È la scuola che dà gli strumenti per consentire agli alunni di uscire essi stessi dalla scuola in quel modo. Quindi precisiamolo, insomma. Assolutamente, li vediamo già responsabili, già a 12-13 anni, li vediamo già responsabili e già attenti a tutto ciò che circonda e anche rispetto a tematiche più ampie, perché il fatto di fare educazione cosmica partendo dal micro permette poi di aprirsi al macro e quindi di vedere anche alcune situazioni sociali e ambientali in un certo modo. Ecco, tutto questo è molto bello, molto interessante, però la domanda un po' banale è questa: ma va bene, ma i bambini, i ragazzi, oltre ad imparare a star bene insieme, cosa molto importante, e ad essere dei bravi cittadini, imparano anche di più in matematica, in lingua, in storia o no? I ragazzi della scuola media Montessori imparano tutto perché questo ce lo dimostrano, cioè abbiamo delle evidenze anche da dati invalsi in uscita delle sezioni Montessori, perché io ormai sperimento da tantissimi anni in questa scuola. Quindi i risultati sono straordinari. Perché? Perché il metodo motiva, interessa. Quindi se un ragazzo è interessato rispetto a quello che sta facendo, sicuramente è predisposto all'apprendimento. Qui in questa scuola, per quanto riguarda la media Montessori, non c'è chi dice studia da pagina 3 a pagina 53, ma c'è la motivazione dell'interesse ad apprendere. È lui che studierà poi e leggerà da pagina 3 a 53 se è necessario per raggiungere un determinato obiettivo. I risultati, ripeto, sono veramente straordinari per quanto riguarda gli apprendimenti, testimoniati appunto dai dati invalsi che stiamo raccogliendo nei diversi anni. Bene, noi ti ringraziamo, ovviamente vi facciamo i migliori auguri per la
prosecuzione della vostra sperimentazione e magari ci rivedremo fra qualche tempo e saremo felici di poterti sentir dire che nella vostra scuola ci sarà un corso ordinamentale anche nella scuola media. Grazie. Grazie, grazie mille.